vi presento premessa, una tipologia di lavoro processuale, quindi la maggior parte alla fine dei lavori che presento sono frutto appunto di processi più o meno complessi. In questo caso è stato un progetto che è durato circa quasi 2 anni, per tutta una serie di motivi tecnici. Che è sfociato alla fine in una mostra personale su a Milano al Kerhof, un centro di documentazione per i giovani e più giovani artisti. Tutto questo il progetto nasce da una classica mostra che avevo fatto a Ferrara, al Museo d'Arte Contemporanea PAC di Ferrara, dove la classica mostra della classica collettiva di giovani artisti, cioè nel senso hai un gruppo di giovani, hai i soldi del comune, cosa fai? Di fare la classica mostra della classica collettiva. All'interno dove appunto avevo svolto il ruolo destinato alla mostra, è un enorme padiglione con un enorme deposito di museo di arte moderna e contemporanea. Moderna per il discorso soprattutto anche sui futuristi, ma anche grandi collezioni dell'Ottocento fino alle risalite del Settecento, più una grande collezione di videoarte. E mi interessava fare una piccola mostra all'interno di questa grande mostra, riprendendo delle opere all'interno di questo deposito. E questa è stata la restituzione finale. Loro mi hanno consegnato questa lista, che era la classica lista dove di collocazione di tutte le opere d'arte, però dandomi un vincolo: erano tutte opere che avevano un basso valore assicurativo, che era intorno ai 5.000 euro, ovvero se venivano rotte durante il trasporto era un enorme favore, perché la maggior parte delle opere che noi artisti produciamo, alla fine, per svariati motivi, che sono depositi, acquisizioni, collezioni, tu un oggetto che perde valore. Quindi automaticamente se perde valore, sta lì, va in giacenza e chi si occupa della gestione dei depositi per loro è un'enorme rogna, perché è proprio merce che è depositata lì che non ha più funzione. A me interessava questo discorso della merce che perde funzione, perché alla fine l'opera alla fine è merce. Quindi che perdeva funzione per svariati motivi. Qui avevamo anche dei nomi abbastanza celebri, tipo Piero Gaudi, che aveva fatto parte del gruppo Corrente, insieme a Treccani e Gattuso. Questa qui era l'opera d'arte formata da questi artisti che appunto avevano attualmente adesso un basso valore assicurativo, ma in qualche modo. In qualche modo il loro percorso artistico non era stato totalmente fallimentare, perché abbiamo fatto biennali e quadriennali, quindi nel senso era di un enorme valore fare quella tipologia di interventi. Questo è un PDF che avevo realizzato, che contemporaneamente nello stesso mese, infatti mi piace citare Stefano Lente e Massimo Bartolini, avevo fatto un'operazione simile, quindi non è che mi sono inventato la palla. Cioè lo cito perché questo qui è stato un processo che ha dato via al lavoro. Sono partito da qui per arrivare a un lavoro di analisi dei vari artisti. Tutto ciò ha portato al vero effettivamente lavoro di questo pistolotto che vi sto facendo. Che questo è stato un processo di chiedere a chi si occupa, chi si occuperà del futuro di arte in generale, della cultura, di chiedere un intervento, ovvero gli istituti di arte, gli istituti arti e licei artistici. Ho chiesto loro ho presentato tutta una mia ricerca, questa ricerca dei vari artisti. Poi le opere che finivano in mostre di secondo piano, perché tutto ciò, anche un Goresco, che vale poco, si rompeva. Cavolo Nezzetti, queste erano le opere presenti nel deposito, poi
delle varie manifestazioni di secondo piano. Ugo Pozzo, che è un futurista. Sì. Sono tutte opere che erano in quel Erano tutte deposito. quelle opere che erano in deposito e avevano un basso valore assicurativo, Quindi loro quindi sperano che tu nel. qua se tu nel trasporto si Vabbè, rompono, pazienza. pazienza, cioè vieni sotto anche un enorme favore. In collaborazione con un curatore critico che si sta occupando di realizzare una sorta di mappatura della funzione del curatore, lo dico qui perché è fondamentale, abbiamo realizzato questa mappa, che è la classica mappa concettuale, quindi partendo dal lavoro che è stato fatto della collezione, della conservazione, il valore, l'economia, la cultura, erano proprio delle parole che sono state inserite all'interno di questa mappa, che per me, cioè, è compresso il discorso per arrivare e qual era stato il mio lavoro, adesso arrivo, che è quello di proporre, ed è stato molto difficile, mi interessava questa parte, di discorso della didattica dell'arte, perché nella maggior parte attualmente la maggior parte dei laboratori che, a parte in alcuni musei, vengono fatti, sono dei laboratori dove, soprattutto in quell'età lì, si dà il concetto del fare e non di fare un passo indietro e di fare un discorso con i ragazzi strettamente che non fisico, quindi intellettuale. Perché cosa ho chiesto loro? Ho chiesto loro, partendo da tutte queste parole chiave, di aggiungere altre, ovvero come vedevano questo ruolo, questa partenza e come si immaginavano una progettazione di un sistema dell'arte o di in generale un sistema culturale di come loro lo pensavano, privi di quella conoscenza che si realizza strutturalmente dall'università in su. Per quello ho scelto in questa fase qui, quindi quarta e quinta superiore, perché in quarta e quinta superiore sei in quella fase in cui sostanzialmente ti interessa il campo della cultura e delle arti visive, ma non sai se vuoi fare il fotografo, vuoi fare architetto, vuoi fare il curatore o vuoi fare non lo so niente. E mi interessava capire come vedevano la funzione dei depositi dei musei e cosa c'era intorno a tutti questi discorsi. Si realizzavano delle mappe, quindi partendo da loro aggiungevano tutte le varie mappe, apparenza dell'immagine. È stato interessante realizzare questo lavoro per me, però è stratificato, quindi immagino che non si capisca niente, però è stato abbastanza complesso perché entrando all'interno dei licei, degli istituti d'arte, ti confronti con un distacco molto forte tra i professori e tutto ciò che è arte contemporanea, cioè proprio una sorta di rifiuto. Ed è per me è stato interessante perché questo lavoro è stato realizzato grazie anche al supporto di tre licei artistici, uno realizzato a Milano con Pasquale Campanella, che si occupa anche di arte contemporanea con un'associazione che si chiama Brucros, poi Dino Ferruzzi con il Crac di Cremona e poi qui a Torino con un docente che si occupa di restauro soprattutto di restauro di arte contemporanea. Abbiamo realizzato tutto questo lavoro e il lavoro per me era fondamentale che tutto questo materiale veniva sviluppato all'interno di una pubblicazione. Di una pubblicazione realizzata con telai serigrafici dove si è dato il corpo a tutto questo lavoro. Ho realizzato la pubblicazione formata da questi telai serigrafici. Che questi sono, non ho nessuna foto, dove praticamente questi qua sono la matrice dove in qualche modo io no, ho ripulito totalmente a livello di scrittura, ho utilizzato un font che è un font qualsiasi, tenendo in maniera molto stretta anche la dimensione del carattere e il discorso
di qual era la funzione, il carattere maiuscolo o minuscolo, quindi tutte quelle funzioni sono state risistemate. È stata presentata all'interno del CROF, dove abbiamo presentato i tre grafici che si potevano vedere, la pubblicazione e questa sorta di documentazione di tutto il processo, quindi partendo dall'inizio fino andando a realizzare il lavoro, che per me era questo qui. Questo qua è il primo lavoro con questo, che forse non mi sono spiegato male. È durato 2 anni, è stato interessante mostrarlo strettamente al DOCVA, perché ha avuto delle reazioni, perché la maggior parte delle persone che frequentano questa tipologia di mostre qui sono giovani artisti e giovani curatori, la maggior parte delle persone che vedeva la mostra si guardava intorno e diceva non c'è niente. Che per me era stato, non c'è nessuna pittura, non c'è nessuna scultura, non c'è niente. Invece c'erano i tre grafici, la proiezione, il video e questa mappa, che era una sorta di manifesto dove veniva raccontato tutto il processo. Quindi era un lavoro dove si doveva prestare strettamente attenzione, e la parte principale erano questi tre grafici, quindi la parola è stata sdoganata da tanto tempo. Era contemporanea, non ho inventato nulla, però c'era una difficoltà nel brutamento. C'è stata per me una sorta di discorso di allestimento quasi difficile, quasi, lasciatemi qua parlare, religioso. Infatti si ricorda della cattedrale del racconto di Carmen, perché c'era un discorso di difficoltà di linguaggi. Volutamente è stata creata una mostra con una difficoltà di linguaggio, perché ero ospitato in quel luogo lì, quindi per me è stato molto, molto interessante avere questo feedback di approccio degli stessi lavori, quindi che non è un lavoro dove dovevi passare, ma dovevi prestare per forza attenzione. Alla fine c'erano 6 grafici, questo print con dei poster, Avendo dei poster stampati, queste sono le stampe fatte con quei tre grafici. E queste sono le stampe fatte tra i grafici, tirate in 10 copie cada una e date a tutte le scuole che hanno partecipato al progetto, perché per me era fondamentale riunire tutte queste cose in una pubblicazione. Essendo che come tutti questa tipologia di progetti hanno un problema di budget e di costi, per me tirare i serie grafici è stato importante, perché univa il mio processo di restituzione, che per me realizzare questa tipologia di progetti e la restituzione è fondamentale, perché in qualche modo io devo esserci, perché c'è una tipologia di progetti che toccano la parola relazionale, dove si innesca il processo di relazione, ma poi viene completamente abbandonato. Per me è fondamentale il lavoro di restituzione formale del progetto, e questo sono state tutte le varie mappe. Infatti dei ragazzi io l'ho risistemato a livello di grafica, tenendo appunto il discorso simbolico di quando lo realizzavano dei simboli, il font l'ho deciso io, mi sono andato a capire il giudizio, e poi la cosa che tenevo maggiormente era il maiuscolo e il minuscolo, quindi il carattere doppio. Cioè, quindi dove loro scrivevano in maiuscolo, tu hai messo il maiuscolo. Esattamente, minuscolo idem, ma è... Poi ecco, questo maiuscolo per dare una maggiore importanza, c'era un significato... Perché era fondamentale tenere la metodologia processuale di realizzazione di una mappa, che sembra una cavolata, detto sinceramente. Però quando tu vai all'interno della ti presenti in una scuola, presentano una scuola e fanno, dici, stiamo realizzando un laboratorio, un workshop, perché in qualche modo ti devono incanalare, loro sono subito pronti a tirare fuori cose che devono fare, tipo pittura più grande del mondo, la serigrafia più grande del mondo. Per me era fondamentale questo discorso di andarsi a inserire all'interno di un discorso di linguaggio, di didattica dell'arte, che in qualche modo, nel senso, lo conosco.
che usate tutti i pennelli, fate gli artisti, che molti usano questa parola che per me è aberrante, era per me una sfida utilizzare, fare questa premessa, perché questo PDF è quello che utilizzavo fisicamente all'interno delle classi, fare questa premessa e mettersi lì a progettare, quindi era progettare qualcosa che non era fisico ma era strettamente che astratto, perché poi è astratto. Ma poi c'è stato un confronto da tutte queste mappe con gli allievi? Sì, sì, il laboratorio veniva realizzato in due modalità per una questione di tempo. In prima modalità il discorso strettamente di presentazione, ognuno di loro realizzava delle mappe, poi il secondo appuntamento era quello di racchiudere e riassumere in due mappe per ogni scuola, in collaborazione con i docenti che mi avevano ospitato. Quindi era tutto, cioè è stato tutto inizialmente un lavoro di a 8-12 mani. Quindi alla fine c'è una mappa finale che è la sintesi. Erano 8 mappe finali, erano due pagine per ogni, quindi 4 mappe per ogni classe, dove ognuno di loro aveva toccato un tema specifico. Vai a capire perché in quattro linee avevano toccato soprattutto il ruolo dell'arte nello spazio pubblico, quindi loro portavano degli esempi che erano stati ovviamente già realizzati, però non avendo conoscenza, perché ti fermi a un certo punto, a un certo determinato periodo storico, alle superiori, ovviamente il rapporto sullo spazio pubblico, quindi dell'arte come poteva essere usata all'interno dello spazio pubblico, in discorsi di esposizioni in campo, per strada o meno. Cioè, mi interessava questa, tra parentesi, ingenuità di proposte, perché portare questo processo all'interno di una all'interno di un'accademia diventava un processo dove uno si raccontava delle cose che uno non sa. Mi interessava questa parte di ingenuità e di creare questo corpo in cui la testa e le gambe non hanno un ordine, perché poi è stato alla fine queste sorte di mappe di mappe in cui non c'è veramente un ordine, alcuni sono banali, altre volte sono proprio ingenuamente naif, altre volte strettamente che molto critiche su alcuni discorsi. Il mio obiettivo era quello lì, di partire dall'origine, di quanto alla fine se si può progettare un discorso utopico, di tu puoi fare un lavoro come artista, ti viene buttato all'interno di un deposito, che fine fa? Questa è la domanda in cui tutto il processo è iniziato. Da questa domanda poi si sono innescati tanti livelli di ruolo del museo, ruolo del deposito, ruolo del curatore, ruolo della critica, si sono innescati tante parole chiave da questo. Ascolta, io ogni scuola comunque risposte diverse, quindi altre scuole risposte differenti. Io realizzavo questa mappa, poi noi concretamente dovevamo partire da qualche parte e si proiettava questa mappa qui, poi io totalmente ognuno sceglieva un punto da cui partire. Alcuni hanno scelto un punto, altri si sono totalmente, perché era tipo a Milano questo discorso con i ragazzi del quarto di quinta superiore, però era abbastanza lo masticavano molto, perché i docenti avevano già trattato questi temi qui, quindi quindi tu con questa mappa qua già gli davi un minimo di struttura? Noi gli davamo un minimo di struttura. Il discorso di proiettare la mappa è stato concordato con il docente, perché sono stati loro stessi, perché è una formula in cui appunto diventa difficile parlare all'età di minimamente 17-18 anni, che ti dicono l'arte è quello, lo so fare anch'io, e tutti i soliti discorsi che sappiamo aver dito. Noi però mi interessava appunto la loro visione futura, cioè mi interessava questo fare del futuro e il discorso della didattica nel campo dell'arte contemporanea. Scusa, ma che scuola era? Erano un istituto d'arte di Milano, liceo Caravaggio, e due licei artistici. Il primo liceo artistico qua di Torino è il liceo artistico Bruno Monani di Cremona.
lei e quindi tu hai, scusa, hai fatto in 2 anni e quindi hai seguito, diciamo, sei ragazzi dalla quarta alla quinta. Sì, cioè, sono stati appunto 4 appuntamenti, nel senso io avevo un contatto principale, il docente. E questo è un discorso in cui è un'evoluzione, questa è una tipologia di progetto che hanno una durata molto lunga, alcuni pezzi li perdi, alcuni pezzi li prendi contemporaneamente e dal punto iniziale da dove sei partito ti perdi totalmente, ma questa non è una cosa... In teoria comunque hai visto un'evoluzione di questi ragazzi, no? Cioè dal progetto da cui hai partito fino... Sì, è stata un'evoluzione. È stato fondamentale soprattutto anche l'approccio con il docente, perché è stato difficile. Difficile? Sì, è stato difficile perché appunto non si aspettavano un progetto tutto. Pensare, sembra una banalità, ma pensare quando tu dici faccio un workshop con un artista, tirano fuori subito i pennelli, cioè questa è stata la mia esperienza. Però pensano subito, ok, ci fanno realizzare la cosa più lunga del mondo, la scultura più grande del mondo. Poi realizzando ovviamente tutti i vari discorsi sulla scultura, però loro già subito pensano al fare. Certo. E questa è stata la mia esperienza con le classi che ho avuto io. Poi, certo, anche perché comunque un liceo e un istituto d'arte hanno più ore, diciamo, di laboratorio che tutto il resto. Ma io quando per me è stato interessante, presentare questo progetto qui a Torino, soprattutto perché a Torino, perché tu parli di arte contemporanea con alcuni docenti, ti cristallano subito dietro e ti pensano subito all'arte povera, c'è proprio un nervo ancora molto scoperto che subito ti dicono, vabbè, l'arte contemporanea, ti iniziano a citare tutte le opere di pistolettoni insultando e ti mandano di via, quindi è stato anche è entrato con l'ombrello, sì, cioè proprio... Ma c'è questa situazione così? Con le persone con cui ho parlato io, che mediamente hanno, ti va bene, 50 anni in su, è così, con quelli con cui ho avuto a che fare. Quindi perché per loro con l'arte, tutto ciò che viene prima, l'arte quindi per loro è tutto ciò che viene prima dal... Il fare questo tipo esempio con una tipologia, con un progetto già ti guardano male, ti dicono ma tu non fai opere d'arte, perché c'è un cambio proprio connotato di linguaggio, cioè non è che ti faccio la presentazione di come si organizza un quadro, io ti porto un progetto dove tu devi collaborare e già là ti guardano in maniera... Come marziano. Si accaniscono proprio in maniera violenta. Tranne, infatti per me è stato fondamentale parlare con persone che hanno un'attività che è fuori dal loro reparto di docenza, perché nel senso hanno delle associazioni, si occupano anche loro, hanno realizzato dei progetti razionali o meno, perché poi questo è un progetto razionale, ma ha un manufatto finale, infatti per me i manufatti, se vogliamo utilizzare la parola un po' di arcaiche, dei manufatti per me sono fondamentali, che hanno un manufatto finale. La struttura del lavoro è fondata. Scusa, forse l'hai detto prima, io magari non sento, come è partito questo progetto? Come è partito da questa mostra qui, che è la classica mostra della invitano i giovani artisti a realizzare un lavoro. Io non mi sentivo di realizzare un lavoro, dovevo realizzare una piccola mostra prendendo parti da questo enorme deposito che aveva il Paglione d'Arte Contemporanea di Fergana. Cioè, infatti io quando uso il PDF cito Stefano Rietti, perché è una creazione simile che il mese dopo è stata fatta da loro, mi devo riprovare la collezione e portarla su. Io ho avuto questo vincolo di tutte le opere che hanno un basso valore assicurativo, quindi intorno ai 5.000 euro che si rompono, cioè via. Queste le puoi rompere, il trasporto, se vengono che poi il trasporto era là davanti, se venivano rompere, cioè un piacere enorme, quindi vivere di tutta questa roba qui. Il mio discorso, visto che il mio discorso andare a indagare, è stato curioso per me indagare quali erano questi artisti qui, quindi ti vedi Piero Gaui, che non era totalmente uno sfigato per eccellenza, ma un artista fallito, perché non erano solo gli artisti falliti.
è un lavoro dove ha realizzato insieme al gruppo Corrette, che è un gruppo abbastanza importante. Ma poi magari determinate opere hanno avuto più valore che altre dello stesso artista. No, però lo stesso artista non lo trovi, la cosa per me è interessante, che lo trovi in opere i criteri di valore spaziavano stilisticamente. Sì, cioè spaziavano. E per me è interessante anche tutto il discorso dei gruppi degli artisti. Cioè, per me questo lavoro è stato anche fondamentale per me indagare per un mio bisogno personale di indagare i vari gruppi degli artisti. Poi il lavoro ha preso altre strade. Perlomeno, scusa se non mi interessa, ma non ho ben capito il passaggio tra questa esperienza di questa mostra e il lavoro nella scuola. Cioè, sei stato il lavoro nella scuola perché volevo dargli un corpo più solido. Hai proposto tu un progetto alle scuole? Sì, cioè sì, la mappa di tutto questo lavoro, ho realizzato una mappa in collaborazione con un curatore, si chiama Denis Deia, dove abbiamo realizzato questa mappa qui, che è la classica mappa concettuale. Per me volevo dargli un corpo in più, un salto evolutivo in più, di una progettazione futura, di cosa magari poteva esserci fuori da tutto questo discorso. E lì, appunto, dialogando con Dennis, si è pensato di realizzare all'interno delle scuole, non delle accademie. E hai trovato subito una... C'è trovato... No, ho trovato pure gli insulti da parte di altri. E poi una volta che mi sono preso una serie di insulti così gratuiti, perché tanto tu andavi a fare un discorso di workshop, non chiedevo soldi, non chiedevo nulla, chiedevo solo 8 ore. A un certo punto mi sono appoggiato alla famosa rete delle associazioni meno... perché appunto hanno un servizio dell'associazione, si chiama Franco, delle associazioni, mi sono appoggiato alle altre associazioni che erano realizzate da docenti dei licei. No, perché non è poi così semplice. No, infatti non è così semplice perché soprattutto a Torino ti insultano, tutte le opere di ristoretto, se non chiedi soldi hai già un punto a favore. Se non chiedi soldi sei già vantaggio. No, però ti scaricano tutti, inizia dalla GAM, perché la GAM la vedono come un enorme museo. Cioè ti dicono, ah, questa cosa vuoi fare la notte, io la faccio. No, non voglio fare la... cioè iniziano proprio a una serie di insulti, che il problema è che io non conoscevo i docenti giovani, sono andato inizialmente dai miei ex docenti, dei miei ex professori, 4 vino, e lì sono iniziati gli insulti. Senza neanche capire bene. Quelli perché... che non ti avevano detto quando eri da loro. No, però è interessante perché tu poi vai a presentare un concetto così e vedi questi enormi, cioè i ragazzi che hanno di nuovo la bottiglia lì davanti, che è sacrosanto farlo, che ho fatto anch'io, che però esiste anche altro, quindi 25 tavole all'anno di bottiglia con la linea tonale, se non sei portato a fare quella roba lì, ti incarano dicendoti non sai fare l'artista, invece no, è un'enorme magia che ti viene raccontata, perché bisogna... Cioè, questo ho notato, che quando ho visto io so disegnare, ma anche non so disegnare, cioè tipo prendo 5 disegni, ho scoperto di saper disegnare quando ho abbandonato la copia del vero fisicamente. Niente, i cioè, artistici, il problema è quello lì che ho scontato io. Poi sicuramente ci sono i docenti illuminati, quello che ho incontrato io no, 4 lì. Poi a Milano non c'era anche provato, perché sono andato direttamente dal contatto che avevo. L'idea Cremona, il crack di Cremona, che è un'associazione dove loro invitano degli artisti a realizzare dei laboratori, degli incontri all'interno della scuola. Anche lì attualmente adesso non esiste più, perché è stato totalmente boicottato dagli stessi docenti, spazzato via. E Dino realizzava un lavoro eccellente perché aveva a che fare con critici curatori più o meno famosi che arrivavano in questa scuola a Cremona, dove i ragazzi si confrontavano principalmente con delle persone
viventi e non tanto cose, perché poi c'è il discorso molto del hardcore coltuato dai docenti. E il lavoro che avete fatto nelle scuole di didattica ha valorato la vostra mappa concettuale? Oppure c'è stata qualche illuminazione da parte degli allievi che l'hanno seguito? Beh, c'è stata. Ci sono state delle illuminazioni nel senso dell'uso dei depositi. Appunto, questa era una mappa che è stato complesso perché con loro abbiamo lavorato bene, perché hanno un buon linguaggio. Volevo realizzarlo con altri docenti che non masticavano queste parole di arte contemporanea, quindi che non avevano sotto di rancore. Lì hanno ampliato enormemente il concetto di deposito, però arrivando anche a un discorso di quello che finora viene ancora realizzato, cioè, nel senso, come appunto mi ricordo lo spazio pubblico, perché forse è quello che non si disco il discorso di prendere l'opera e di dargli valore effettivamente per l'opera così com'è, senza il discorso delle case d'aste e dei mercanti. Non so se sto rispondendo alla tua domanda, forse no. Però ci sono stati dei pezzi illuminanti e alcune mappe sono strettamente che naif, quindi alcune se ne salva una forse, cioè tutto questo, cioè, perché molte cose io le conosco perché sono ovvie. Ma queste sono mappe sul futuro, mica su quello che sappiamo noi, mappe marziane. Sì, no, cioè non hanno un discorso di logica, sono molto naif, come appunto prendere le opere senza sapere cos'è, se quando si vengono distrutte, posso essere distrutte, di regalarle. È bellissimo. Cioè, al posto di essere, che tu dici, vabbè, c'è già l'archivio di opere che vengono donate, però no, in questo caso il museo dovrebbe prendere e donarle, e questo è stato un discorso che è stato realizzato a Milano, quello sulla donazione di opere a chi piace proprio l'intera opera, quindi senza particolari. Questo è stato un esempio, altri con le esposizioni di spazi pubblici, che sappiamo appena dito, altre. Questo qua è un progetto fatto in Val Camonica, dove ho fatto una residenza, dove c'era anche Franco. Ogni giovane artista aveva un tutor, che erano i carretti in Spagna, ma questo c'entra o non c'entra. Ognuno di noi era stato catapultato in un paese della Val Camonica, da Ponte di Regno fino su Aedo, che era la parte di Boss, quindi c'è tutto il discorso del discorso economico della Val Camonica, dove produceva delle residenze per giovani artisti. Ogni paese aveva il proprio artista di riferimento. Umberto del Bosco, Ponte di Regno. No, nel senso che la Val Camonica. No, perché la Val Camonica è un punto dove economicamente ci sono. Nel passato hanno investito delle risorse economiche anche nel campo della cultura, in questo caso era il primo anno ufficiale che realizzavano residenze di artisti, dove chiamavano un artista a lavorare in un paese. Ognuno di noi si è scontrato con tutti i vasti problemi, io mi sono imbattuto in questo tronco di legno che era un ceto del Libano tagliato per motivi di sicurezza stradale, dove volevano che l'artista realizzava un monumento. Ho fatto questa premessa economica perché principalmente quando tu parli di arte loro pensano tutta la produzione lignea, che hanno delle sculture lignee, cioè delle sculture fatte sul legno, che c'era Madonna, il Capretto e Gesù Bambino come tre temi più ricorrenti maggiormente. Io sono stato catapultato qui, ho realizzato questo. Io non sapevo assolutamente nulla di legno, non conoscendo, non avendo nessuna manualità sul legno. Praticamente questo lavoro è stato un lavoro in cui pian piano
il comune mi ha dato le direttive su cui poter lavorare, proprio un vecchio lavoro di committenza, vecchio stile, cioè tu devi lavorare su questo ruolo. Devi fare l'opera. Devi, fare, l'opera. Devi proprio fare l'opera. In questo caso devi fare una scultura di legno. Cioè che stiamo una varietà, ma però noi abbiamo fatto una presentazione, ognuno di noi gli ha fatto la presentazione dei lavori, chi faceva lavori su no, cioè video arte, no, non gliene frega niente, in questo caso io avevo questa tipologia di lavoro che era sto tronco di legno, che è un cedro di libero tagliato per motivi di sicurezza stradale in un posto molto brutto, perché poi lì davanti c'è un supermercato, quindi poteva essere a Mirafiori, cioè poteva essere ovunque, classica periferia. Però pian piano questo qua è un progetto che è durato alla fine un anno tra tutti i vari su e giù, nel senso mi hanno dato proprio il tronco. Dal tronco mi hanno suggerito, il discorso era sempre partire da fare un monumento, mi hanno suggerito di utilizzare la storia del paese, perché questo tronco doveva contenere i soggetti che erano la storia del paese. E io ho raccolto le classiche cartoline, perché poi in questo paese non era neanche presente un archivio, perché il sindaco se l'era venduto. Io racconto tutte le classiche cartolinacce del posto, quindi dalle campanile, dai vari monumenti. E ho realizzato questa sorta di skyline che noi l'abbiamo inciso in collaborazione con un artista locale che aveva una manualità pazzesca sull'incisione del legno, perché io non sapevo nulla di incidere il legno. Io racconto così, ma in realtà c'è stato molto processo, abbiamo inciso con il pirografo solo la prima parte del primo strato dell'albero. Il mio discorso è di questa sorta di imposizione del lavoro, quindi strettamente lavoro di committenza, per me è stato fondamentale ragionare sull'idea del monumento e sulla temporalità dei monumenti. Di solito i monumenti sono fatti per rimanere, per durare all'infinito, il mio discorso è stato in qualche modo fregarmi sulla parte concettuale del discorso del monumento. Quanto un monumento può durare? Io ho realizzato senza dirglielo un monumento che che è cambiato subito, perché incidendo solo la prima parte della prima parte del legno scorre ancora la linfa vitale dell'albero. Quindi perché non è amo, cioè nel senso ha una durata, più o meno mi hanno detto una durata di 100 anni, quindi ha una lunga durata, però è ancora vivo quell'albero. Certo. Quindi io ho inciso rifacendomi la colonna di Traiano, sì. Quindi tutta la storia del monumento, però io alla fine del mio discorso gli ho detto vabbè, voi dovete un monumento, io faccio un monumento, però ho ottenuto una parte molto forte di capire quanto per me interessava realizzare un monumento che aveva una durata. No, questa cosa non gliel'ho detta, nel giro di là, volutamente, perché là era il discorso o lavori lì o tenevo, cioè nel senso, o lavoravi lì, non c'era una forte mediazione di tutto questo. Allora, a un certo punto ho detto, vabbè, allora io in qualche modo mi ho frigati, perché ho realizzato questa sorta di monumento, perché il tronco è molto alto, è alto in due campate di ponteggio. Sono 6 metri, forse 4 metri. Rispetto alla macchina, 4 metri. E l'albero in maniera processuale, passando settimane, la muffa ha agito, quindi la corona cambiava continuamente colore. Quindi ti sei beccato insulti anche lì? Io di qua, insomma, questi processi di piano. C'era il grano, non era morto, ma dopo averlo scortecciato così, chiaramente sarà morto. No, ancora vivo. No, addirittura poi loro hanno ripulito tutta la zona, hanno messo delle panchine. Però tutto questo, nel senso, da me c'è stato un atto di una sorta di atto di mediazione, perché poi ognuno di noi ha fatto un libretto dove spiegare la volta. Questi qua sono fatti da voi che non l'hanno capiti, ancora tutto oggi secondo me, ma nel mio caso non l'hanno ancora capito. Io ho fatto un libretto dove spiegavo il mio intervento, dove c'è stato un intervento di Claudio Clavero come mediazione culturale di questo processo, e io ho messo anche degli esempi di gente che si abbraccia agli alberi, quindi non è che sono stato il folle che... Qualcuno ha fatto peggio. Cioè qualcuno ha fatto anche peggio.
A un certo punto, dopo quasi un anno, loro hanno deciso, ma era giusto anche così, di piallarlo completamente e di portarlo allo stato originario, che era questo qui. Quindi questo qui è stato l'intervallo, una bella, io, la mediazione è stata per me la didascalia dove spiegavo il processo, loro hanno voluto giustamente riportarlo allo stato originario come mi sembrava più granito. Gli hanno una verniciata, e hanno gli hanno sopra gli hanno dato una vernice coprente, trasparente, che è diventato un ambito meglio mobile. Adesso qui, alla fine a un certo punto era. Per me il processo si è esaurito perché l'albero aveva avuto tutta la documentazione fotografica che aveva completamente cambiato, perché poi è diventato in parte rosa per il discorso della muffa. Giustamente loro se lo devono tenere, per me andava bene che l'hanno completamente piallato e hanno completamente modificato. Il mio campo d'azione è stata questa TARD dove ho spiegato il processo del lavoro. Perfetto, ci piaceva molto farlo.